Noi siamo un social network, cioè il nostro obiettivo è che Fabio si scarica l'app e domani si fa una birra con un Bitcoiners. Questo è il goal di Orange Club. Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale YouTube di Checkpoint Bitcoin. Vi siete mai chiesti come fare per incontrare dei Bitcoiner dal vivo? Con Facebook, con Telegram, con Twitter? In realtà nessuno di questi metodi funziona alla perfezione. Però da poco esiste un'app, The Orange Pill App, che ha proprio lo scopo di portare i Bitcoiner dall'online all'offline. In questa intervista ho parlato con il founder di questa app e abbiamo discusso che problemi risolve e perché un Bitcoiner dovrebbe iniziare ad utilizzarla. Io sono Fabio, autore del sito web Checkpoint Bitcoin, un progetto divulgativo focalizzato su Bitcoin e sulle sue prospettive. Quindi, se vi interessano questo genere di contenuti, iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto e vi lascio all'intervista. Benvenuto Matteo Pellegrini, Orange Pill App su Checkpoint Bitcoin. Grazie per l'invito, Fabio, piacere di essere con te. Bene Matteo, allora io ti ho invitato oggi per parlare di questa app che ha lo scopo di far incontrare Bitcoiner. Ci spiegherai che cosa fa nello specifico questa app, come funziona, quali sono le particolarità e perché tutto questo è importante. Però, prima di tutto questo, introduciti, facci una breve descrizione di chi sei, come sei finito su Bitcoin e come mai ti sei deciso a creare un'app per Bitcoin. Perfetto, well, io sono italiano, come si può notare, sono nato a Firenze, però vivo all'estero da 2006, quindi quasi 20 anni. Prima Londra, poi New York, poi Los Angeles, ora mi trovo a North California, vicino a San Francisco. Diciamo, il mio background è in tecnologia e business, in maniera molto generica. Come ho scoperto Bitcoin? Beh, è la prima volta che ho sentito Bitcoin nel 2012 da un mio amico che stava a Zurigo e chiaramente pensavo che fosse una truffa, come tutti. Quindi non ho mai comprato, non ho mai fatto nulla, eccetera, eccetera, fino al 2016-2017, quando ho letto un tweet di Naval che conoscevo da fuori Bitcoin e quindi un po' mi ha aperto un po' gli occhi sul fatto che c'era questa cosa Bitcoin, che non era forse una truffa come io pensavo, eccetera, eccetera. Però diciamo seriamente ho iniziato a capire Bitcoin quando ho letto The Bitcoin Standard di Seferin, che adesso tra l'altro anche nell'app, poi ne parleremo. Comunque, sì, quindi 2018-2019 ho iniziato a leggere tanti libri, ascoltare tutti i podcast, YouTube, Twitter, eccetera, eccetera. E poi nel 2022, aprile 2022, un anno fa, ho avuto questa idea che è nata dalla necessità mia principale di trovare altri Bitcoiners nella mia città, che all'epoca stavo a Los Angeles, però non era facile trovare Bitcoiners. E quindi mi sono chiesto come facciamo a trovare altri Bitcoiners, perché sicuramente dove sto io ce ne saranno tanti, considerando Los Angeles c'è 10 milioni di abitanti, no? E quindi diciamo l'idea è nata così dal fatto della mia necessità di voler fare amicizia con altri Bitcoin, perché come ben sai, una volta che scendi nella famosa rabbit hole di Bitcoin, non esci Tana del più. No, bianconiglio, eh. Siamo sempre pubblico italiano, esatto. non dimentichiamolo. Non se ne esce più e quindi vuoi parlare solo di Bitcoin dalla mattina alla sera. Il problema è che la maggioranza delle persone non è in Bitcoin e quindi raramente tu avrai amici che sono appassionati di Bitcoin come te e quindi ti troverai a passare la maggioranza del tempo online e ti senti un po' solo, ti senti un po' isolato. E quindi questa app, Orange Pill App, è la soluzione a tutto ciò. E quindi questa è la storia. Ok, quindi tu praticamente ti sei trovato. Sei espatriato in America, perché adesso ti trovi in Tanti anni America, fa. tanti anni fa. Avevi comunque il tuo background in tecnologie e business, finché un giorno non hai incontrato Bitcoin, l'hai ignorato come fanno il 99,9% delle persone, finché Bitcoin è tornato da te e da lì sei sceso nel bianconiglio, finché non ti sei detto ma come faccio a trovare altri Bitcoiner? Perché Bravo. magari sei anche una persona molto socievole, però non riesci a trovare Bitcoiner facilmente, no? È un problema abbastanza comune, devo dirti la verità, anche io l'ho vissuto. Io vivo a Malta, quindi è un'isola più piccolina e più facile magari conoscere Bitcoin, però anche lì ci sono delle difficoltà, perché poi magari uno è interessato a conoscere Bitcoiner, non crypto bro, diciamo così. Bravo. Quindi magari uno
anche interessato un po' andare, no, specifico. Ok, parliamo un pochino dell'app. Più o meno hai anticipato cosa fa, ma per chi diciamo non la conosce, io l'ho scoperta per caso una decina di giorni fa, ho sentito parlare di questa app, l'ho scaricata, sono stato subito colpito dal fatto che comunque era indirizzata proprio come linguaggio, se vuoi, no? A Bitcoiners, e ho detto, vabbè, proviamo. Questa è stata un pochino la mia esperienza, però magari spiegaci per bene cosa fa quest'app, che problemi risolve in particolar modo, perché pensi che questi problemi siano così, come dire, pressanti e perché poi è importante risolverli con un'app o perché è più conveniente risolverli con un'app. Quindi faccio un po' il Perfetto. pitch da start-upper. Sì, perfetto. Allora, il problema che noi risolviamo sono principalmente tre. Il primo problema è che ad oggi i Bitcoiners hanno una marea di piattaforme, Twitter, podcast, YouTube, Telegram, Nostr, ok? Quindi è tutto, diciamo che l'ecosistema è frammentato. Questo è un problema, no? Che magari su Twitter te ti chiami Pinco Pallino, sul nostro ti chiami, che ne so, Pallino Giuseppe, Pinco. eccetera, esatto. E quindi è faticoso avere un posto unico dove dici, ok, questo è il posto dove i Bitcoin si incontrano, cioè. Quindi il primo problema è la frammentazione. Sì. Il secondo problema è il noise, che in italiano non so come si dica. Diciamo che se vai su Twitter e scrivi Bitcoin nel tuo bio, nel tuo profilo, automaticamente arriveranno una marea di messaggi da donne asiatiche che vogliono sapere come va il tuo trading, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono i bots, ci sono gli scam, sono gli NFT. Quindi questo è un problema di noise, ok? Che Sì, ovviamente diciamo di esiste in tutte confusione, ma le. si crea Bravo, un po' di confusione. confusione, non riesci più a capire qual è l'informazione che realmente ti interessa. Bravissimo. Quindi questo è un problema di tutte le piattaforme che sono gratis, ovviamente nulla è gratis, però diciamo su Twitter non paghi per accedere, anche se la direzione è quella di far pagare tutti ogni caso. Il terzo problema è la geolocalizzazione, cioè anche se non ci fosse la confusione, anche se non ci fosse la frammentazione, come faccio io a trovare Fabio che magari sta a 10 km da casa mia? Come facciamo io e Fabio a incontrarsi? Perché ovviamente su Twitter non lo puoi fare, sono, eccetera, eccetera. Quindi Orange Peel App è la soluzione a tutto ciò, perché punto primo abbiamo un paywall, cioè tutto è a pagamento, cioè tutto è a pagamento. Per entrare nell'app devi pagare, come se fosse un club privato, no? E quindi già c'è una selezione all'entrata e quindi sai che quando sono nell'app, se parlo con Fabio, Fabio sicuramente non è in NFT, non è in Ethereum, non è in Cardano, non è in Dogecoin, eccetera, eccetera. Quindi il paywall risolve il problema della confusione. Poi abbiamo la Aspetta, però, io geolocalizzazione. potrei sempre, io potrei pagare per accedere all'app ed essere un crypto bro, cioè niente, non è che c'è il test d'ingresso, eh. Potresti pagare assolutamente, non c'è nessun test, però diciamo la natura umana è tale che quando fai pagare, soprattutto perché tutte le piattaforme sono gratis, quindi già quello che facciamo noi è contro il Sì. corrente, quindi è un grande Infatti io ho filtro. notato che nella schermata di iscrizione c'è scritto noi crediamo nel libero mercato ed è il motivo con cui mi avete conquistato, ti dico la verità. Quindi, però ok, tu dici c'è questo paywall che fa da filtro, un crypto bro già vede che è tutto per Bitcoin, dici tu, Esatto, mi fa piacere. Esatto. E magari ci poi deve penso anche due pagare, che senso c'è? volte. Non c'è. Poi Ok. chiaramente chiunque può pagare, chiunque può entrare, ovviamente non facciamo nessuna verifica, può essere anonimo, può mettere il tuo nome, può mettere un altro nome, può mettere la tua foto, può mettere un'altra foto, tutto è completamente alla libertà dell'utente. Quindi il problema della confusione risolto con il. Poi abbiamo il problema della geolocation, della geolocalizzazione, come faccio a trovare il Bitcoiners che voglio andare a farci una cena, una partita a calcio, quello che vuoi, dating, business, okay? Come faccio a trovare Bitcoiners che sono nella mia area, nella mia zona, con la geolocalizzazione, che ovviamente è approssimata, quindi è soltanto 10 km. Questo per essere precisi, quando tu accetti la geolocalizzazione su Orange Peel App, noi vediamo in quale gruppo, in quale cerchio di 10 km sei, ok?
Quindi se sei a Malta, che è molto piccola, ovviamente, quindi non sappiamo dove sta l'indirizzo perché tanto non consegniamo le pizze, no? Come si dice. Quindi non ci interessa sapere dove sta, ci interessa sapere più o meno la tua zona in modo tale che ti possiamo fare vedere altri bitcoin che sono nella tua zona e questo risolve il problema della fisicità, no? Perché alla fine della fiera, Fabio, essere in persona è tutta un'altra cosa che stare sulle videochiamate, su Skype, su FaceTime, ok? Quando vedi un'altra persona ci fai, gli stringi la mano, gli guardi negli occhi, è molto diverso, cioè ha una sensazione molto diversa, che è il motivo per cui, tra parentesi, i Bitcoin pagano miliardi di dollari per andare alle conferenze. Se ci rifletti, Fabio, non so se sei mai stato a una conferenza, però se vai a una conferenza di Bitcoin, non ci vai per sentire Michael Saylor, che è gratis su YouTube. Ci vai perché vuoi conoscere altri Bitcoiner. Perché Magari evidentemente per non ne entrambi i ha. motivi, magari per entrambi i motivi, cioè ci sono ovviamente la parte del networking, secondo me è qualcosa È che uno quella non riesce principale. a capirne il valore finché non si trova ad eventi con Bitcoiner, ok? Almeno nella mia esperienza, finché non mi sono trovato a conferenze o meetup, eccetera, 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 non riuscivo a percepire quanto fosse realmente importante proprio incontrare Bitcoiner, parlarci, scambiarci punti di vista e vedere che c'è qualcuno che la vede come te, magari anche la Bravissimo. stessa visione su Bitcoin, no? Sull'importanza di Bitcoin e così via. Esatto. E quindi insomma, quindi diciamo che appunto i meetup, le conferenze esistono per risolvere questo problema, però chiaramente i meetup qualcuno deve organizzare, poi magari non ci sono nella tua zona, magari quel giorno c'è da fare, eccetera, eccetera. Le conferenze costano migliaia di dollari tra volo, alberghi, eccetera. Quindi Orange Peel App a 3 dollari al mese, che è la membership, l'abbonamento mensile a 3 dollari, cioè quello annuale, quello per a vita. Lifetime. Ovviamente c'è anche il pagamento in Satoshi, chiaramente. Con 3 dollari al mese risolvi tutti questi problemi. C'è la tua app, c'è il tuo profilo. Quando giri per il... Se viaggi, una cosa bellissima a volte, se viaggi, apri l'app e vedi persone che sono vicine a te. Quindi se domani vai a Parigi, per esempio, o a Londra, che ne so, a Tokyo, arrivi sull'aereo, apri l'applicazione e subito, senza andare su Telegram, senza andare su Twitter, senza andare da nessuna parte, vedrai altri Bitcoiners nella zona e gli puoi mandare un messaggio e dire ciao, sono Fabio, sono appena atterrato a Londra, ti va di portarmi al giro, di fare una chiacchiera, che se ci pensi ha un valore inestimabile, no? Questo fatto che uno può andare a giro per il mondo e trovare subito amici. Sì, secondo me è molto interessante il fatto che puoi avere veramente quello che stai cercando in un luogo e non devi per forza andare a pescare, cercare gli eventi su Facebook, su Telegram, su Twitter. Ad Esatto. esempio, io non uso i social per niente. Ok. E non, infatti sono tagliato fuori dal trend di Twitter, per esempio, non Quindi lo come hai apro mai. scoperto la Fabio? L'ho scoperto su Twitter, l'ho aperto l'ultima perché io lo apro quando devo pubblicare Chiaro. le Sì. interviste, le metto anche su Twitter, ovviamente, lo apro e poi ovviamente finisco nel rabbit hole di Twitter, no? Nell'addiction. È più forte di me, però dura poco, fortunatamente. E scrollando ho visto questa, non mi ricordo, una lista di app, c'è cioè l'Orange Peel App, boh, ho detto proviamo. E così l'ho scaricato, ho fatto l'abbonamento, ho detto bah, proviamo, vediamo se effettivamente funziona, perché mi piace questa idea di riuscire a incontrare Bitcoin. Bitcoin, scusa, è un problema che ho sentito anch'io e finora non avevo trovato una soluzione, perché se cerchi di stare lontano dai social media e anche Telegram, perché poi può essere, sai, c'è questa cosa di Addiction, che a me non piace, non so se tu hai letto il libro Digital Minimalism di Cal Newport. Beh, No, questo no. è un libro che fondamentalmente ti spinge a riconsiderare il modo in cui tu usi la tecnologia, ok? Tu non vuoi essere dominato dalla tecnologia, ma la vuoi usare a tuo vantaggio, Chiaro. ok? Quindi i social che sono costruiti con degli algoritmi che ti danno dipendenza, che è il motivo per cui uno scrolla giornate intere, Esatto. ok? Sono cose che ad esempio a me non portavano alcun valore nella mia vita e ho deciso di tagliarle fuori oppure reimpostarle l'utilizzo. Ovviamente ci sono dei pro e dei contro.
per me i pro sono di non usare i social sono maggiori dei contro. Tuttavia, questo aspetto di riuscire a incontrare Bitcoiner è molto interessante e mi rendo conto che si fa fatica. Ok, soprattutto se cerchi di evitare questa addiction che viene da piattaforme multiple, ok, che non è solo Twitter, ci sono i blog, i podcast, eccetera, 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 eccetera. E quindi questo è il motivo per cui ho detto vediamo se questa app funziona, anche perché tu dici, almeno io quando ho visto, sono entrato nell'app, ho visto che non c'erano ads, era solo per Bitcoiner, comunque era molto intuitiva. Da dire è che non c'è il feed, non esiste un feed su Orange Club, quindi non c'è il problema che dicevi te che scroll all'infine, che non abbiamo un feed. Sì, perché non è un social media. Esatto, è un social network, c'è una differenza tra social media, dove c'è immagini, link, video, post, ok, questo è un social media, noi siamo un social network, cioè il nostro obiettivo è che Fabio si scarica l'app e domani si fa una birra con un Bitcoiner, questo è il goal di Orange Club, invece il goal di Twitter, il goal di Facebook, il goal di Instagram è che te tenerti sulla piattaforma per poi metterti le ads. Bravissimo, l'opposto del no, quindi il nostro goal è di portare Fabio da online a offline, ok? Mentre il goal di tutte le altre piattaforme è di portarti da offline a online e di tenerti online il più possibile. Quindi esatto. Ovviamente noi stiamo veramente andando contro la corrente, in più ti facciamo pagare per entrare, però la tesi è che i Bitcoiners, infatti questo prodotto, quest'app funziona soltanto con Bitcoiners, perché tutto il resto del mondo non pagherebbe mai per avere un'app, perché tutte sono gratis, però Bitcoin capiscono istintivamente che value for value, cioè nel mondo, nella realtà dei fatti, nulla è gratis, chiaramente. Certo. E quando qualcosa è gratis, cosa succede? Che Fabio è il prodotto, invece che Orange Pill App è il prodotto. Mm-hmm. L'esempio che faccio sempre io è questo, no? Pensa che follia sarebbe se domani vai dal panettiere e il panettiere dice guarda il pane è gratis, però c'è una telecamera che ti guarda, vede che vestiti c'hai, vede a che ora entri, vedi che telefono c'hai, io proprio i tuoi dati li vendo pensate che follia, no? Questo è il mondo di oggi delle piattaforme, quindi noi ovviamente essendo Bitcoiners vogliamo creare un mondo nuovo, un mondo migliore, un mondo che per noi ha più senso, e quindi niente ads, niente pubblicità, niente bots, niente tracking. Per esempio, a volte la gente si lamenta con noi perché se te prendi un aereo e poi scendi dall'aereo e non riavvii l'app pensa che ancora sei dove sei partito. Ovviamente noi non facciamo il tracking, no? Quindi non ci interessa dove sei minuto per minuto, secondo per secondo, quindi devi riavviare l'app e vedi nuovi utenti. E quindi insomma questa è una spiel app, appunto. Niente feed, niente ads, niente bots, niente NFT, niente scam. Tutte persone. È un'app dove tu puoi trovare altri Bitcoiner e incontrarli se ne voglia. Esatto. Ok? Esatto. Oppure Fabio, anche per semplicemente fare networking online. Cosa che. Ci sono tre casi di Orange Pill App che io non avevo previsto. Il primo, chiaramente, è quello di mi scarico l'app, Fabio. A 5 km da casa mia, ci parliamo e andiamo a fare una pizza. Questa è la mia idea, no? Questa è la mia idea. Poi, come sempre, le tecnologie uno le fa e poi, come Bitcoin, evolvono per conto loro. Bitcoin, Satoshi, dubito fortemente che avesse previsto che ci fosse tutto questo discorso dell'energia, che è tutta una roba, no? Che sono tutti gli ordini di secondo, terzo grado. Comunque, insomma, ci sono. Allora, il primo caso è io voglio incontrare Fabio per andare a giocare a pallone, per parlare di business, per fare una bevuta, quello che è. Mm-hmm. Il secondo caso è io voglio parlare con persone come Fabio online, perché su Twitter è tutto un casino. Io voglio comunicare con Bitcoiners, magari non ci incontreremo mai, però possiamo scambiarci idee. E il terzo caso, che è proprio scioccante per me, è persone completamente nuove in Bitcoin che usano l'app per parlare con Fabio, perché Fabio
è uno che è 4 anni, 5 anni di Bitcoin, e quindi invece di andare a leggere tutti gli... Vado da Fabio, fa Fabio, mi spieghi il mining, mi spieghi questo, mi spieghi questo. Quindi usano l'app come uno strumento di educazione, perché sanno che sull'app ci sono Bitcoin maxi e ci sono Bitcoiner che magari sono tanti anni dentro Bitcoin, no? Quindi questi sono i tre casi principali dell'app. Ok, senti, un po' ne hai già parlato di questa cosa, però sai che i Bitcoiner, penso che, anzi, avete sicuramente considerato questo aspetto, sai che i Bitcoiner sono molto privacy oriented, soprattutto alcuni, no? Quindi Certo. qual è il livello di dati che voi raccogliete o di tracking che si fa? Prima dicevi che è praticamente nullo, perché a voi queste cose non vi servono. Ho capito Esatto, bene? esatto. È Quindi così? esatto. L'accendiamo? L'accendiamo, Jerry. Allora, appunto, il fatto che noi facciamo pagare tutti per usare l'app ci permette di avere gli interessi completamente allineati con l'utente. Invece, se non fosse gratis, dovremmo fare tutte le robe che abbiamo parlato. Quindi, ovviamente, non facciamo tracking. Infatti, non facciamo tracking che a volte gli utenti si lamentano perché, appunto, viaggiano, aprono l'app, vedono ancora gli utenti a Malta, magari sono a Londra, perché devono Quindi riaprire l'app. Quindi, non c'è assolutamente tracking perché non ci voi vi interessa. siete liberati di tutta la parte di analytics, di tutta la parte di analisi Completamente. dei dati, perché non vi serve, perché il vostro modello di business è la E fare subscription, pagare per entrare. Una volta tipo sei Netflix. dentro, esatto, una volta che sei dentro, fai quello che ti pare, non ci interessa nulla a noi. E sul fatto della privacy, come ben avrai visto, quando tu fai un account, noi non verifichiamo nulla, quindi puoi mettere qualsiasi nome, qualsiasi email, qualsiasi foto o nessuna foto. E quindi la libertà dell'utente di scegliere quanto vuole disclose, Esporsi. esporsi, bravissimo, e poi sicuramente poi all'inizio uno parte con una foto che non è la sua, poi via via che capisce che l'app è molto privacy focus, magari mette una foto più, una foto sua, perché chiaramente aiuta a fare le connessioni. Però quindi noi non verifichiamo nulla, l'unica cosa che ti serve è un'email che la puoi fare soltanto per l'app, quindi senza nessun collegamento con l'autenticità, e il fatto che c'è da pagare risolve anche questo problema, no? Perché uno dice, beh, se non verifichi nulla, come faccio a sapere che Fabio non è un NFT, eh? Perché deve pagare. Il fatto che devi pagare per usare un'app è quasi magico. Io ho visto È un tante cose, filtro. non solo un filtro, ma per esempio, faccio un esempio, Fabio. Io penso che Arancipilato abbia messo il record storico di numero di recensioni con 5 stelle nel più breve tempo possibile. Noi abbiamo più di 100 recensioni a 5 stelle in meno di 100 giorni. Che se ci pensi è una follia, perché ti facciamo pagare e in più ci lasci anche la recensione a 5 stelle. Perché? Perché no, scusami, se uno se la merita. Beh, se lo merita, sai, per modo di dire, perché chiaramente all'inizio c'erano pochi utenti, no, però. E poi comunque anche se un'app è piacevole, raramente lascia la recensione, no? È raro. Anzi, di solito lascia la recensione se hai problemi, no? Però il fatto che te paghi per entrare nell'app ti trasforma da utente a collaboratore. Perché poi tu hai già pagato, sei dentro l'app, a questo punto vuoi che l'app abbia successo. Chiaramente, più l'app è successo, più te troverai persone con cui ci puoi fare business, quello che vuoi fare. E quindi noi abbiamo Senti, più di 100 reviews a 5 stelle, in meno di 100 giorni. perché l'app è molto è recente, cioè l'avete lanciata da poco, giusto? L'abbiamo lanciata su iOS, su iPhone a novembre e su Android a gennaio, quindi pochi mesi. E tu hai un'idea se effettivamente le persone stanno usando l'app e si stanno incontrando? Oppure, per esempio, io adesso non l'ho, cioè l'ho usata solo per contattarti alla fine, finora. Perfetto. L'ho visto qui a Malta, non c'è molta diffusione, magari dopo questa
dopo questa call, dopo questa intervista, magari diventerà più famosa, anche se dubito che a Malta mi ascoltino i Bitcoin. Però vabbè. Però voi avete modo di sapere se le persone effettivamente la stanno utilizzando, non perché magari andate a vedere i dati, le conversazioni, non lo so neanche se si può fare, però state avendo un riscontro di utenti che hanno avuto modo di incontrarsi e Allora, certo. Allora, se vai a leggere le reviews, infatti noi abbiamo, a un certo punto abbiamo fatto una parte del sito con tutte le reviews, che avevamo così tante, sai, le mettiamo, quindi se vai sul sito di orangelab.com, poi c'è un bottone reviews e leggi tutte, e quindi già lì vedi tutte le cose che sono successe. Poi io, essendo quello che ha creato l'applicazione, almeno all'inizio parlavo con tutti. Ormai non ce la faccio più perché abbiamo migliaia di utenti, però all'inizio, i primi mesi parlavo con chiunque si iscriveva, gli mandavo un messaggino per capire anche, no? Quindi so benissimo che ci sono, per esempio, c'è questa storia che ho già raccontato parecchie volte, c'è un giocatore di basketball professionista in America e questo personaggio usa l'app ogni volta che va a giocare in trasferta. Apre l'app e invita gli utenti dell'app a vedere la partita gratis. In più dopo la partita ci parla e fanno la foto nel campo, incredibile. Vedi? Esatto, e questo ci ho parlato con questo ragazzo di origini italo-australiane. Se vai sull'app, dato che fa la ricerca NBA, esce fuori questo giocatore. Ok. E gli ho chiesto, ma perché mi fa? E lui mi ha spiegato perché lui questa cosa qua la può fare solo su Orange Club. Lui c'ha più di 100.000 followers su Twitter. Okay? Mi fa, se io scrivo chi vuole i biglietti per la partita domani, su Twitter mi arriveranno 1.000 DM, 1.000 messaggi, persone che non sai chi sono, non sai dove sono, e quindi ovviamente non lo può fare. Orange Pill App, avendo il filtro del paywall e la geolocalizzazione, subito ti trova, ok, Fabio è a Dallas, io domani gioco a Dallas, Fabio vuoi venire a vedere la partita domani, tutto gratis, lo posso fare soltanto con quest'app. Sì. E questo ovviamente te immaginati, ora io non seguo l'NBA perché sono italiano, quindi, però Neanche io. immaginati, esatto, però Però. immaginati piacerà il calcio, no? Sì. La propria italiana, però immaginati che te stai a casa, un giorno ti scrive, che ne so, un giocatore della Juve, del Milan, dell'Inter, ti dice, guarda, Sì. Beh, domani viene la partita e poi ci troviamo dopo la partita. sarebbe il top. Non per me, io il calcio lo guardo, però mi Vabbè, rendo conto che per per tanti sarebbe fi molto figo, eh. 3 euro al mese, Sì, una sorta di cosa che non VIP. puoi fare su Twitter, su Instagram, non puoi fare da nessuna parte. Sì. E quindi questi sono tanti, poi ovviamente ci sono persone che stanno facendo, come si dice, dating, incontri amorosi, chiaramente. Se sei single, come dico sempre io, se uno è single, tutte le app sono app per fare dating. Tutte. Anche quella, anche Google Maps, va a vedere le recensioni, vedere se c'è una bella ragazza. E quindi ci sono persone che stanno facendo incontri amorosi, persone che hanno fatto business, persone, per esempio, c'è un ragazzo che mi ha detto che ha venduto tramite l'app un miner, un ASIC miner. Ok? Ok. Quindi ci sono tantissimi. C'è un ragazzo in Florida che fa il pilota d'aerei e dà lezioni gratis porta gli utenti dell'app in Florida a giro con l'aereo gratis. Pensa tu, vedi? A me ancora non mi ha contattato nessuno comunque, quindi se Vabbè, qualcuno è sull'app e ma mi sta leva scritto. ascoltando. No, Però comunque l'altro motivo per cui poi ho prego. voluto scaricarla questa app, metterla veramente alla prova, perché so che nei prossimi mesi mi troverò a viaggiare e Esatto. quindi vediamo veramente se riesce a connettermi con Bitcoin, perché è una cosa, sai, molto interessante, soprattutto quando ti trovi a viaggiare, secondo me, perché puoi trovare veramente persone, come si dice, like-minded, che la vedono come te. Però appunto, come dicevi tu, c'è il problema, ok, se dovessi farlo senza Orange Pill App, partirei o Possibile. da Meetup, o da Facebook, o da Sì. Telegram, o da Twitter, ma anche Twitter non saprei, cioè, proprio come fare, cioè che fai? Fai il tweet, oh, sono in, che ne Esatto, so, sono qui in Portogallo. non è molto fattibile. Non Esatto, e è questa pratico. diciamo è la soluzione. Quindi, esatto,
con la tecnologia possiamo risolvere questi problemi, che è quello, è quello che fa, quello che facciamo noi. Ok, senti, l'app è fuori da poco. Io ho visto che avete aggiunto da poco gli eventi, ok? Esatto. Che è molto interessante. Come uno, anzi, state pensando ad altre feature che arriveranno in futuro, altre cose? Ad esempio, menzionavi questo tizio che ha venduto il miner. Magari potete fare un Bravissimo. marketplace, non lo so. Cioè, quale cosa avete in, come si dice, in roadmap? In forno. In forno, Allora, esatto. gli eventi li abbiamo lanciati 2 settimane fa, abbiamo già più di 130 eventi e ancora non l'ho pubblicizzato perché stiamo ancora aggiustando la tecnologia, però gli eventi ovviamente come funziona? Che te fai, domani puoi fare un meetup a Malta, fai l'evento sull'app. Automaticamente vedi le persone vicine perché abbiamo la geolocalizzazione. In più, a breve ti faremo aggiungeremo l'opzione di fare gli eventi a pagamento. E secondo me questa è una cosa bellissima. Quindi, un esempio che faccio sempre io, no? Metti che te domani vuoi fare un bel giro in barca solo con Bitcoin e dici: ok, la barca costa 300 euro, mettiamo. Massimo 10 persone, quindi puoi mettere l'evento gita in barca a Gozo con skipper Fabio e per venire a questa gita devi pagare 30 euro tramite l'app, tutto in Satoshi, tutto completamente non KYC, non custodia, ok? Quindi questo gli eventi, la versione finale, ancora non ci siamo lì, ma nei prossimi mesi arriveremo là. E poi ci sarà il marketplace, come hai indovinato, che appunto. Qual è l'idea qua? L'idea di fare, di permettere ai mercanti o ai professionisti che magari sono in Bitcoin di avere una piattaforma dove vende i propri servizi e i propri prodotti. E per esempio, se Fabio è un dentista e accetta Bitcoin, Fabio probabilmente lo metterà sul sito accetto Bitcoin, perché il 99% delle persone non gliene può fregare di meno. Però dentro l'app per Bitcoiners si farà un account a business, pagherà un po' di più degli utenti normali e potrà, come dire, far conoscere agli utenti della zona che puoi andare a toglierti le cavie e pagare in Bitcoin. Questo ovviamente per dentisti, avvocati, ortolani, tutto, ok? In più Sì. c'è anche appunto l'aspetto, dicevi te, di vendere prodotti online. Per esempio, uno dei nostri advisor, Nico di Consensus Network, loro traducono tutti i libri di Bitcoin in tutte le lingue del mondo, che non è l'inglese. E quindi lui sarà in grado, dentro l'app, di vendere i libri agli utenti di Orange Free App, ovviamente in Bitcoin, e per geografia. Per esempio, se un libro è tradotto soltanto diciamo, in francese e italiano, non lo venderà agli utenti in Germania o agli utenti in Giappone, per esempio. Quindi potrà dire: il Bitcoin standard tradotto in italiano lo facciamo vedere soltanto agli utenti in Italia. E questo perché abbiamo la geolocalizzazione. Quindi, questa diciamo la roadmap a grandi linee. Poi ci sono le chat di gruppo, il programma di referral, ci sono tantissime cose che dobbiamo fare. Però, a grandi linee, gli eventi a pagamento e marketplace. Poi ci sarà anche Orange Pages. Orange Pages, che praticamente è una mappa con tutti i mercanti, poi io mercanti, però in italiano magari non Per tutte le capisco. attività, per tutte le Esatto, attività. e accettano perché te vai lì e puoi pagare in Bitcoin. E Sì, questo questo è anche diciamo molto è la. interessante perché ci sono delle mappe online Sì. di posti che accettano Bitcoin, però poi molto Vabbè, lì. spesso non accettano Bitcoin, ma sono lì per avere, sai, il link, per avere visibilità, per avere, Esatto. sai. In realtà non accettano, non sono manco che a volte, ma magari lavorano con agenzie di marketing che piazzano la loro attività lì per dargli visibilità. Bravissimo. Quindi queste mappe molto spesso sono fallaci, a meno che non c'è qualcuno che l'aggiorna, sono Esatto. poche le mappe aggiornate con posti che accettano veramente Bitcoin. Quindi anche Esatto. questo, ok, diciamo quindi c'è tanto che bolle in pentola, ci sono tante belle idee, ci sono tanti bei Troppo. progetti. A me sembra una cosa molto carina, soprattutto perché
per me, che non voglio che non voglio stare distante dai social media, però mi interessa comunque restare come si dice, nell'ecosistema Bitcoin, per me ci vale. Poi vediamo se funziona veramente o no, però sai, uno lo prova, è vero, io sono molto fiducioso, poi da come parli mi sembra che le idee molto chiare, quindi vediamo, vediamo. Ok, per cambiare argomento, perché poi dobbiamo chiudere, da start-upper, nella tua esperienza, cioè, anzi in questo periodo storico, ci sono delle start-up o dei progetti che tu trovi molto affascinanti, al di fuori di Orange Pill Lab, cioè altri progetti che per te sono molto interessanti? Ce ne sono tantissimi, ce ne sono Dimmene tre, tantissimi. dimmene tre. Quelle Allora, che ti hanno colpito di più, tre che ti hanno colpito di più. Geyser Fund, forse conoscerai, che fanno crowdfunding in Bitcoin, ok? Quindi è molto interessante. Tra l'altro noi abbiamo anche una campagna su Geyser Fund, perché stiamo mandando i libri a tutti i politici in America di Safer Dean, ok? Quindi Geyser Fund sicuramente come potenzialità sono illimitate, perché penso in un futuro tutti vorranno accettare pagamenti in Bitcoin, perché chiunque può partecipare. Invece oggi tu usi Kickstarter, per esempio, o GoFundMe, a parte ti possono togliere i fondi, eccetera, eccetera, ma poi... Come è già successo qualche mese fa in Canada, durante la protesta dei trucker, bravissimo, GoFundMe perché passi dopo dalle ha detto no. banche. Esatto, perché devi passare dalle banche, invece se passi da Bitcoin nessuno ti può fermare. Che poi, vabbè, anche, cioè, le banche fanno questa barricata ogni volta che vogliono, no? Era già successo anche con WikiLeaks ai tempi, avevano chiuso tutti Sono gli i governi, account. poi, sono i governi che controllano le Sì, banche. ovviamente, sono, vabbè, ok, Comunque, quindi quindi go. Geyser Geyser Fund è una. Fountain FM, podcast su Bitcoin, che viene pagato per ascoltare sui podcast, invece che avere gli advertising, eccetera, 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 e poi vieni pagato anche per ascoltare la pubblicità, che è perfetto. Ok. Quindi Fountain FM è molto interessante. E il terzo, ma per esempio, io uso molto quest'app che si chiama The Bitcoin Company, che ti fanno le gift card in Bitcoin e ti danno Bitcoin back. Quindi, per esempio, se tu devi comprare qualcosa su Amazon, puoi Ok. Ok. comprare la gift card 50 euro, per esempio, ti compri la gift card su The Bitcoin Company in Bitcoin, ti arrivano Bitcoin sul tuo wallet automatico e poi vai a spendere la gift card. Quindi tu puoi tranquillamente transare tutto in Bitcoin, anche se Amazon non accetta Bitcoin, che è favoloso. Ok, un po' tipo Bitrefill, mi pare di Sì, è un po' capire. Bitrefill, esatto, però senza tutto il cripto e quella che fanno là. Questo ovviamente si chiama The Bitcoin Company, che io uso tantissimo perché, per esempio, io con Orange Pill Up ricevo sats ogni giorno dalle membership, e se non potessi comprare il gift card dovrei prendere i sats, venderli per dollari, mandarmeli in banca e poi andare a fare, penso, la spesa. Invece così prendo i sats, li Li converti. compro una gift card che può essere anche una Visa, quindi puoi spendere dove ti pare, e ci va senza passare dalle banche, senza passare dai governi. Matteo, io direi che siamo in chiusura perché questa è un'intervista più breve del solito, ok? Quindi siamo arrivati al finale. Io ti faccio la domanda di rito che faccio a tutti i Bitcoiner. Tu mi hai detto che non hai ascoltato le altre puntate, quindi non sai di cosa sto parlando. Meglio. La domanda di rito è questa: se tu prendi anzi Bitcoin in tutta la sua interezza, ok? Qualsiasi cosa Bitcoin significhi per te, quindi prendi le proprietà, le sfumature, ok, tutto Bitcoin per intero, qual è quella singola proprietà, quella singola caratteristica più importante di Bitcoin dal tuo punto di vista? Qual è la singola caratteristica di Bitcoin? La cosa Forse che la a più te ti importante. colpisce di più di Bitcoin e ti fa essere ancora qui oggi, anzi, a fare startup su Bitcoin. Perché la cosa più interessante è che per la prima volta nella storia dell'umanità esiste un sistema monetario in cui tutti
possono partecipare, che non è mai esistito prima di oggi. Quello in Africa può partecipare, quello a Wall Street può partecipare, i bianchi, i neri, ebrei, musulmani, tutti possono partecipare. Bitcoin non fa discriminazione, cosa che non è mai successo, perché anche con l'oro devi trovare quello che ti vende l'oro, eccetera, eccetera. Non è mai successo che esista un sistema monetario in cui Malta, California, tutti possono partecipare. Sì, la neutralità di Bitcoin è quella è veramente una delle cose uno degli aspetti più importanti, perché si parla sempre, no, di come fare del bene al prossimo, ne parlano sempre tutti, però poi quando si parla di cose concrete ci sono sempre, però dobbiamo limitare questo, questo, questo e quell'altro, se no. Invece il bello di Bitcoin è che proprio non ti dà le stesse cose a chiunque, quindi è veramente fantastico. Se tu sei un Ok, Matte. miliardario o sei un senza tetto, hai esattamente lo stesso accesso. È Bitcoin pazzesco, doesn't secondo care. me. Bitcoin doesn't care, pazzesco. Ok, Matteo, dacci tutti i riferimenti per trovare te e per trovare l'app. Beh, a te ti troviamo dentro l'app come ho fatto io, però dacci, ok, Figurati. dici un po' dove ti si può trovare Allora, te e Orange Pill l'Orange App. Pill App. Allora, sui social media siamo at chiocciola Orange Peel App, Twitter, Instagram, LinkedIn, penso. Il sito è theorangepillup.com, perché ancora non ho comprato theorangepillup.com, però THE orangepillup.com. A me Ci mi metterò trovate poi i su Orange Peel App. riferimenti nella Sì, descrizione, quindi. chiaramente. A me mi trovate su Orange Peel App, Matteo Pellegrini, e ci facciamo due chiacchiere sull'app. Tra l'altro, Matteo è super recettivo. Io ho scritto e mi ha Per risposto forza. tempo record. Ok. Va bene, ok, Matteo, ti ringrazio per il tempo che hai dedicato a questa intervista e ci ritroveremo presto, spero. Magari dal vivo, chi lo sa. Sarebbe ottimo. Grazie mille, Fabio. Grazie per l'intervista.